Ciao, buongiorno a tutti. Oggi sono qui per raccontarvi l'esperienza che ho vissuto e che sto tuttora vivendo col coronavirus. È iniziato tutto mercoledì 4 marzo, per me è apparentemente una giornata normalissima, come tante altre. Ho fatto addirittura anche un colloquio di lavoro. Uscita dal colloquio ho chiamato mia mamma per dirle come era andato il colloquio e lei non mi ha fatto nemmeno finire la frase che mi ha detto che papà era stato ricoverato d'urgenza col 118. Per polmonite aggravata. Faccio un piccolo passo indietro. Papà era già una decina di giorni che non stava bene, quindi tosse secca forte e febbre che non scendeva sotto i 38. Io per prima, qualche giorno prima del ricovero, ci ho scherzato con lui e avevo detto dai muoviti su, vedrai che è un'influenza normale, non stare a pigliartela troppo, tanto ti passa. Il 4 marzo lui quindi è stato prelevato dal 118, per polmonite aggravata bilaterale con versamento pleurico e da lì non l'abbiamo più visto. Per fortuna l'abbiamo sentito sempre col cellulare perché papà, pur annegando, almeno una volta al giorno ci chiamava. Io quindi, presa dal panico, ovviamente sono tornata a casa, ho fatto uno zaino con dentro due cambi, pensando che comunque entro 3-4 giorni sarei tornata a casa, ho preso la macchina e sono andata giù da mia mamma subito per non lasciarla da sola. Il giorno successivo, giovedì 5 marzo, papà ci ha chiamato annegando praticamente, ma è riuscito a chiamarci alle 2:30 e ci ha detto che era risultato positivo al tampone del coronavirus. Da lì è iniziato tutto un iter burocratico anche per me e mia mamma, quindi abbiamo subito comunicato all'ATS di Pavia, ci sono dei numeri appositi da chiamare in base alla zona in cui siete. Noi l'abbiamo chiamato quello di Pavia perché comunque mi abitano in provincia di Pavia e loro ci hanno registrato, quindi ci hanno chiesto tutti i nostri dati anagrafici e mi hanno detto che avrei dovuto fare il mio isolamento, la mia quarantena lì con mia mamma, non mi sarei potuta spostare, quindi io sono dovuta rimanere 14 giorni con mia mamma giù in provincia di Pavia e mio marito è rimasto invece in provincia di Monza a farsi anche lui i suoi 14 giorni, quindi separati ma entrambi in quarantena perché siamo venuti a contatto con mio papà. Contemporaneamente, lo stesso giorno, abbiamo ricevuto la notizia anche da parte di mio fratello. Breve parentesi, mio fratello abita in Cina, in provincia di Shanghai, ormai da 2 anni. È venuto qui in Italia con le sue bambine il 19 di gennaio, 2 giorni prima che iniziasse tutto il casino del coronavirus. Sono rimasti qui in Italia 45 giorni, sempre asintomatici. Il 2 di marzo hanno preso l'aereo per poter tornare a casa, vedendo tutto il casino che stava iniziando, il primo volo che hanno trovato disponibile sono andati. Giovedì mio fratello mi comunica che è rimasto bloccato in quarantena a Shanghai, cioè li hanno prelevati dall'aeroporto e li hanno portati in un albergo adibito alla quarantena. Guardate il video di mio fratello che vi spiega lui nel dettaglio cosa gli è successo a lui e alle sue bambine. Ciao, eccoci qui. Allora, voglio fare questi video per documentare un po' la mia esperienza avventura nella quarantena cinese. Allora, siamo arrivati io e le mie bambine il 4 di marzo, mercoledì mattina, siamo stati fermati alle 9 presso i controlli, passaporti, eccetera. Da lì è iniziato un iter infinito, abbiamo terminato alle 16:30, bambine stremate, persone in piedi che stavano poco bene, siamo andati sul bus, ci hanno portato fino all'hotel designato per la quarantena e dopo ancora una trafila di più di 3 ore e mezza. Solo hotel, non è perché alle 8 siamo entrati nella hall, ci hanno registrato e portati su, cartellino appeso al petto, nome delle persone, camera assegnata, eccetera. Sembrava quella una situazione così non particolarmente felice, in realtà adesso col senno di poi quella camera la vedo un po' come la suite dello Shangri-La. Fatto sta che il giorno dopo va tutto bene, siamo stati nella camera, ci fanno il controllo periodico della temperatura, le bambine stanno bene, siamo lì dentro, eccetera. Il secondo giorno, quindi giovedì pomeriggio,
da una mia dichiarazione della temperatura 36,8, loro si allarmano, percepisco un senso di allarme generale, mi richiamano più volte. Prima di portarmi via comunque non mi hanno provato la febbre loro, non me l'hanno testata per capire se avevo sbagliato io, una lettura errata eccetera. Gli avviso che ho la famiglia, ho le bambine piccole di 8 anni, di 4 anni, non possono restare sole. Fatto sta che in un modo o nell'altro loro mi devono portare via, mi vogliono portare via. Io trovo per fortuna questa ragazza che era accanto alla nostra camera, anche lei in quarantena, è disposta a stare con le bimbe, me le tiene lei, quindi io sono più tranquillo, vengo portato via. Mia moglie la mattina dopo è arrivata da Wenzhou, grazie a Dio senza ostacoli, e ha raggiunto le bambine. Io poi ho fatto praticamente un giorno e mezza, quindi 40 ore diciamo, in una hall, in una sala d'attesa, su delle sedie a 10 gradi, con un freddo terrificante, ma soprattutto esposto a tantissime altre persone, tutte quante venute lì per essere poi visitate, per fare esami del sangue eccetera. Allora, appena arrivato, alle 10 di sera, ho fatto l'esame del sangue e l'RX torace. È arrivato l'esito dopo pochissimo, esame del sangue abbastanza in linea, due valori leggermente più bassi, ma diciamo che è abbastanza normale, e l'RX torace invece ha segnalato un qualcosa. Da questo qualcosa inizia un'attesa infinita, ci parlavano di 4-5 ore prima di avere un riscontro se necessitavamo il tampone oppure no. Fatto sta che passa tutta la notte, arriva la mattina, passa tutta la giornata del sabato, quindi del sabato 7 di marzo, alla sera ancora siamo lì, dormiamo fino a stamane. Quindi abbiamo fatto la prima notte, ripeto, a 10 gradi, tutto aperto, persone che entravano, che uscivano, non si poteva avere neanche l'acqua, sono riuscito ad avere un bicchiere di acqua calda a fatica. Siamo sopravvissuti la notte, nervosismo generale, ma la cosa peggiore è che ti mettono in quarantena per essere isolato, e in quel contesto invece sei totalmente esposto a qualunque tipo di persona che passi di lì, tutti con le mascherine per fortuna, però c'è un'esposizione molto forte, c'è una presenza in uno spazio chiuso eccessiva. Stamane alle 6 invece vengono a prendermi, mi designano a me un altro compagno di disavventura cinese, un'altra zona dell'ospedale, ci fanno uscire, freddo terrificante, arriviamo in questa zona e ci mettono in queste camere, che tra l'altro è quella dove sono io adesso, cercate di farla vedere, la camera spoglia, diciamo con un water improvvisato sotto una sedia, un piccolo lavandino, eccetera. Non c'è l'acqua calda, non ci sono asciugamani, non c'è materiale di urgenza, di prima necessità, insomma, per potersi tenere un attimo decorosi, puliti, più che altro per una questione anche igienica. Chiedo eventualmente sapone e quant'altro, mi danno una lista, come fosse un menù, con i prezzi dei prodotti. Insomma, contatto subito comunque il consolato di Shanghai, e da lì inizia una trafila di dialogo, botte e risposte tra me, loro, mia moglie, eccetera. Alla fine il consolato ha fatto acquistare dei prodotti che mi sono arrivati, sono questi, quindi asciugamani, un dentifricio, delle cosine, soprattutto un cambio delle mutande, eccetera, perché non si sapeva ancora se la mia valigia sarebbe potuta arrivare. È arrivata questa roba, ho pagato 200 renminbi circa, poi dopo un po' invece mi confermano che anche la mia valigia sarebbe arrivata. Quindi con un po' di mangiare, il mio PC. Questo perché questa mattina mi hanno comunicato 4-5 giorni qua in un contesto da cella carceraria, sinceramente mi era preso proprio il panico, l'affanno, ero veramente terrorizzato, no? nel dover vivere una quarantena in un contesto simile. Comunque, ecco, concludo per quanto riguarda la giornata di oggi. Qui in Cina c'è un inquadramento molto forte. Adesso io spero che mi diano almeno indicazioni su quale sarà il programma delle mie prossime giornate, perché la temperatura mia resta bassa, non ho apparentemente sintomi. Spero che mi dicano se dovrò fare il tampone, dei test o quant'altro, in modo da poter tornare dalle mie bimbe, insomma, nella quarantena, quella un po' più comoda, in hotel. In Italia invece so che c'è una diffusione pazzesca, in Lombardia è un allarme generale, però è una situazione un po' paradossale, perché la mascherina viene sempre usata sì e no relativamente, molti locali pubblici sono ancora aperti e vedremo un po', insomma, è una situazione difficile. Io terrò aggiornati sul fronte cinese su quelle che saranno le mie prossime giornate. Va bene, un saluto a tutti. Ad oggi, che è il 14 di marzo, posso dire col sorriso sulla bocca che mio papà è uscito dall'ospedale, sta bene, e l'hanno rimesso in piedi.
Quindi dopo 9 giorni di ospedale, è stato dimesso perché è risultato negativo a 2 tamponi, quindi non è più infettivo, diciamo. Ha comunque sempre la tosse, ma la si cura con un antibiotico. Quindi ha vinto lui e ha vinto la sanità italiana. In questo caso posso dire veramente grazie, grazie, grazie dal profondo del cuore mio, di mia mamma, di tutte le persone che vogliono bene a mio papà. Grazie al reparto di pronto soccorso e malattie infettive del San Matteo di Pavia, perché nella disperazione che siete in questo periodo, siete sempre riusciti a dare attenzione a tutti, in particolare parlo per mio papà, a dargli tutte le cure necessarie per poterlo far tornare a casa e a tirarlo anche su di morale, perché una delle prime cose che mi ha detto mio papà quando l'hanno dimesso è che c'era del personale che ogni volta passava in camera a spronarlo di dai, allora torniamo a casa, dai, allora stia tranquillo che si torna a casa. Quindi grazie veramente, perché non so se ne sarebbe uscito altrimenti. Quindi proprio per questo motivo, del fatto che gli ospedali sono veramente sovraffollati e incasinati in questo periodo, mi raccomando, prevenzione, prevenzione con la mascherina, sempre, guanti usa e getta, evitate il contatto diretto con altre persone, state a casa, rimanete a casa il più possibile, perché prima debelliamo questo virus, prima non ha nessuno a cui attaccarsi, prima va a fare in culo il virus corona. Ve lo dico dal profondo del cuore perché ci sono passate e non vorrei mai più rivivere una cosa del genere. Per quanto riguarda mio fratello, gli aggiornamenti che vi posso dare sono che per fortuna è uscito da quella cella di isolamento che avete visto e sta facendo la quarantena in una camera da solo, però almeno nella camera dello stesso albergo dove ci sono le sue bambine. Finiscono la quarantena fra una settimana, quindi intorno al 22-23 di marzo, se tutto va bene, se questa settimana non gli trovano febbre o quant'altro. Quindi teniamo le dita incrociate anche per lui e speriamo che finisca questo incubo, un po' per tutti. Voglio parlare anche alle persone che in questo momento stanno vivendo quello che ho vissuto io qualche giorno fa, perché hanno un parente ricoverato. Scusate, ogni volta che ci penso mi viene da piangere. Fatevi forza l'un l'altro, mi raccomando, quando chiamate la persona che avete a voi cara in ospedale, dategli sostegno, non fatevi sentire abbattuti, piuttosto piangete dopo, ma in quel momento loro non hanno nulla a cui aggrapparsi a parte voi che siete a casa. Quindi dategli il sostegno più forte che potete, non fatevi sentire abbattuti perché mio papà mi ha detto che non sapeva più per che cosa stava lottando e i primi giorni si voleva lasciare andare. Quindi se vi sentono per primi voi abbattuti a casa, loro si lasciano andare perché la vivono veramente brutta la situazione. Quindi mi raccomando, forza e coraggio. Dai che ne usciamo. Alla prossima, ciao ragazzi.